Ciao ragazzi, mi chiamo Fernando Masullo e ho raccolto in un libro, Mr. President, le biografie, io li chiamo raccontini, in chiave personale, di tutti i presidenti americani, da Washington a Trump. 44 presidenti, tutti maschi finora, con una grande varietà di vite e di caratteri, in molti casi sorprendenti, a volte pittoreschi. Ve ne propongo uno, William Harrison, che nel 1841 divenne il nono presidente degli Stati Uniti, il presidente più sfigato della storia americana. Ecco il raccontino. William Henry Harrison era nato in Virginia nel 1773. Voleva fare il medico, ma a 17 anni, alla morte del padre, lasciò gli studi e scelse la carriera militare. Seguì il generale Wayne e andò ad aprire la strada ai nuovi coloni nei territori del West. Gli indiani del luogo, poveri e disorganizzati, furono presto resi inoffensivi e Harrison capì che quella poteva essere la sua terra promessa. Sposò la figlia di un ricco giudice locale, impiantò una fattoria, lasciò l'esercito e si dette alla politica. Diventò governatore del nascente territorio dell'Indiana, che comprendeva gli attuali stati dell'Indiana, dell'Illinois e del Wisconsin. Era un ruolo molto impegnativo, ma Harrison riuscì sempre a trovare il tempo per le sue passioni: la caccia, la pesca e la proliferazione della specie umana. Ebbe infatti 10 figli della moglie Anne e altri 6, non ufficiali, da una schiava di nome Dilsia. Quando nel 1811 gli indiani Shawnee, stanchi del dominio e dei soprusi dei coloni, scesero sul sentiero di guerra, Harrison indossò di nuovo la divisa e tornò in battaglia. Un anno dopo il presidente Madison dichiarò guerra agli inglesi e il generale Harrison sconfisse anche loro prima di venire eletto senatore nel 1825. Alle soglie dei 60 anni, Harrison si sentiva già una vecchia gloria, ma il destino aveva deciso altrimenti. Il partito Whig, appena nato, pensò di sfruttare la sua popolarità nel West candidandolo alle presidenziali del 1836. Harrison fu sconfitto da Van Buren, ma 4 anni dopo si prese un'inaspettata rivincita in quella che viene considerata la prima moderna campagna elettorale. Tutto nacque dalla feroce ironia di un giornale fiancheggiatore del presidente Van Buren, che scrisse: «A 67 anni Harrison farebbe meglio starsene in pensione nella sua casetta di legno da pioniere a bere sidro». In realtà Harrison viveva in una confortevole villa di 16 stanze, ma l'impreciso richiamo a origini umili e popolari fu sfruttato da un anonimo genio della comunicazione dell'epoca. Harrison diventò così il candidato della gente comune, in contrasto con l'eleganza snob del presidente Van Buren. La sua campagna si svolse in feste di piazza, dove veniva offerto il sidro in boccali a forma di casetta. Harrison non era un bravo oratore, gli consigliarono di non fare discorsi. Per questo, incassata la vittoria, pensò di rifarsi e preparò con grande cura il discorso inaugurale più lungo della storia americana. La mattina del 4 marzo 1841, in piena trance oratoria, parlò per quasi 2 ore, sfidando la pioggia e il vento gelido. Un genio della comunicazione, di certo non lo stesso del sidro, gli aveva suggerito di mostrarsi impavido, affrontando le intemperie senza cappotto e senza cappello. William Henry Harrison morì di polmonite un mese dopo. Se mi avete ascoltato fino qua, vi ringrazio davvero.